qua siamo proprio nel luogo che è il cuore di questa mostra e che è stato il punto di partenza. È la sala dei gessi, quello che era lo studio di Andersen. Il punto di partenza della mostra è qua perché nasce da un medesimo interesse da parte mia di Ontani e fascinazione per questo luogo. Allora, Luigi Ontani è forse uno dei più, oltre che conosciuti, anche più influenti artisti italiani oggi. Ontani ha cominciato a lavorare a metà degli anni 60 e diciamo fin dall'inizio si è distinto per un linguaggio molto personale. La sua passione per questa tipologia di luoghi, di ambienti che sono spesso dimenticati, eccentrici o con la loro chiara personalità, è anche sempre lo sviare dal pensiero ordinario, dal sentiero ordinario dell'arte, quindi il classico, no? Museo. Andersen No Sogni ovviamente è un gioco di parole, è un ibrido, come tantissimi titoli di Ontani, che sono anche molto importanti per me per diverse ragioni. Uno, spiega l'importanza della lingua e della parola, l'influenza della poesia e della letteratura nel suo lavoro. Secondo, sono tutte parole composte e da due o più parole, quindi anche in questo caso Andersen No Sogno è legato al nome stesso di Andersen, di Henrik Christian Andersen. Senno Sogno è legata invece alla monumentalità utopica del pensiero di Andersen. Durante una delle tante conversazioni con Ontani che ho avuto, mi aveva accennato a questo sogno di presentare per la prima volta tutte insieme questo gruppo di maschere musicali realizzate a Bali. Ho pensato che questo spazio, questa sala in particolare, queste statue potessero essere funzionali, potessero essere dei piedistalli ideali su cui apporre o presentare queste maschere, anche perché il gesso, questo bianco del gesso, fa risaltare molto i colori. Sono stati realizzati appunto negli ultimi 15 anni a Bali, dove Ontani lavora ormai da molti anni con questi artigiani, portando l'artigianato verso forme, direzioni che inedite, quindi li spinge sempre ai limiti. L'altro elemento importante di questa grande installazione, che sembra quasi un'unica grande opera, un'unica grande maschera, è l'accompagnamento sonoro di Charlemagne Palestine, che è un amico di Ontani dagli anni 70. Tutte queste maschere hanno un elemento che può essere suonato più simbolicamente che funzionalmente. E creano proprio questa coreografia nello spazio. Charlemagne ha avuto questa bellissima idea di far suonare ad Ontani le sue stesse maschere e poi rielaborare il suono di ogni maschera, quindi in un certo senso ha dato voce a ciascuna di esse. Quindi la mostra in realtà la definisco un po' una coreografia, mi piace vederla come una coreografia in tre passi. Il primo è questo, il secondo è l'altra sala dove è esposto questo grande costume insieme a Leonardio, e invece il piano superiore dove c'è un viaggio all'interno delle opere, delle primissime opere di Ontani, quelle che lui considera ancora opere acerbe, per me incredibilmente invece illuminanti sia per Ontani che per l'arte stessa da un punto di vista storico, perché sono opere che non erano mai uscite prima, non avevo mai avuto la possibilità di essere condivise con un pubblico neanche all'epoca, quindi sono delle sperimentazioni continue, frenetiche, quasi ossessive, no? Con qualsiasi tipo di materiale, dai fiammiferi agli elastici, al cartone, quindi un po' come
un campo di giochi fatto da un infante, però con una grandissima, con una cultura molto alta che di solito i bambini non hanno. La sua grande passione verso l'Oriente, verso queste forme estranee all'ordinarietà del nostro vivere occidentale è solamente un modo per appunto per deviare, per cercare un altrove. Prende questi diversi elementi, pesca degli elementi da diverse cose per poi creare un suo immaginario che è molto personale. Come ti dicevo, è ibrido, nel senso che poi è ambiguo, non puoi. È difficile vederci chiaramente una cosa, non ha una linearità, che parte dalla A alla Z, ma appunto è molto melmosa come tipo di sfuggente.